Finisce 91-84 la sfida di Monfalcone fra la Pallacanestro Trieste e la Nutribullet di Treviso. Quindi Trieste vince ancora, diciamo anche convince, nonostante fosse priva di Justin Reyes, dall'altra parte mancava Justin Alston. Francesco, un altro segnale importante, una vittoria, però anche una prestazione che al di là del clima equatoriale, al di là della palla che è divenuta una saponetta a un certo punto, però si sono viste altre cose interessanti. Sì, molte cose interessanti, a cominciare dal fatto che i protagonisti, insomma, c'è qualche costante. Abbiamo visto un ottimo Markay Brown, veramente ottimo, un ottimo Jeffrey Brooks, veramente un coltellino svizzero, lui sa fare veramente tutto, dalla guardia, a un certo punto ha marcato il 3, ha giocato anche da centro a un certo punto, veramente un giocatore che quest'anno potrà essere il fulcro di questa squadra. Per contro, dopo un buon inizio di pre-season la settimana scorsa a Castelfranco Veneto, mi sembra piuttosto in ombra Jace Johnson, però qui invece bisogna dire che c'è una sorpresa, prestazione mostruosa di Candussi, soprattutto nel primo tempo, ha segnati 15 nel primo tempo, sono 19 alla fine per Candussi. Ma cosa vogliamo dire? Ovviamente tutte queste valutazioni lasciano il tempo che trovano, siamo veramente tanto tanto presto, però Trieste ha veramente tante tante soluzioni. Sì, allora andiamo con ordine. Jace Johnson è chiaramente il tipico italiano lungo che deve abbinare, americano lungo, che deve abbinare la velocità di mani e di gambe con anche una durezza fisica. Ovviamente siamo in Serie A, lo scontro fisico col diretto avversario, in questo caso Policap con Treviso, è sicuramente di diverso lignaggio rispetto all'altra partita con Cremona. Ha perso diversi palloni, magari anche perché gli scivolavano dalle mani, è stato poco presente in area, diciamo rivedibile. Candu invece, ricordiamo che è un uomo in missione, lo ha detto Mike Arcieri, ha promesso di essere un giocatore un 4 più dinamico, più attento anche a essere veloce, a colpire dall'arco, ha fatto un primo tempo capolavoro, lasciando poi spazio a chi, come hai detto tu, al professore Markel Brown, giocatore che sapevamo, l'avevamo già visto a Varese, ma ce l'ha detto anche Arcieri, è un giocatore che esattamente nel momento in cui serve qualcosa, lui la fa e la fa bene. Si impressiona proprio questo. Trieste nel secondo tempo, dopo aver chiuso il primo sul più 12, aveva un po' sofferto la verve dei giocatori migliori di Treviso, soprattutto Kai Bowman e Bowman e ovviamente D'Angelo Harrison. Treviso era arrivata sotto, però poi quando il gioco si è fatto duro, i giocatori con maggior classe sono venuti fuori, un paio di buonissime giocate di Valentine, ma soprattutto il professor Brown tira fuori dal cappello 3 bombe, un fallo subito, una palla recuperata, un'entrata, lasciando sul posto il diretto avversario. Effettivamente questo è un altro tassello. Trieste ha dimostrato che quando serve sa già cosa deve fare. Chiaramente chimica di squadra, ancora tanto da costruire, soprattutto sull'asse play pivot, al netto ovviamente di una intesa già assolutamente raggiunta, quella fra Ruzziere e Candussi, che stasera ha fatto faville, dico, il rapporto fra i due. Bisogna dire che effettivamente la chimica di squadra e la costruzione del gioco deve ancora crescere, con, però bisogna dirlo, un Colby Ross ancora un po' indietro rispetto alle sue possibilità. L'avevamo già visto a Castelfranco, ha ancora un po' da lavorare, credo che bisognerà attendere l'inizio del campionato per vedere il miglior Ross. Ma sono strettamente legate le cose, nel senso Colby Ross è il costruttore di gioco, il playmaker, attraverso le sue mani passano tantissimi palloni, ovviamente la sua condizione precaria un po' limita l'attacco biancorosso.
in questo momento Routhier non la mette dentro, però sa come sempre far giostrare la squadra, conosce i compagni e quindi è un valore aggiunto. Un'altra cosa, Franz, guardiamo l'aspetto difensivo, che aveva sicuramente dato dei segnali più che confortanti contro Cremona, anche oggi li ha dati. Qualche difficoltà sulla marcatura di alcuni numeri 3 tecnici come Olisevicius, che quando si è avvicinato a canestro con le sue finte, passo e tiro, hanno messo un po' in difficoltà i diretti avversari nostri. Qualche magari flottaggio, qualche aiuto tardivo sul lato debole nelle penetrazioni di Bowman, come hai detto tu prima, però siamo sempre sopra il par, quindi siamo in una condizione che abbiamo una solidità da migliorare sicuramente, perché oggi abbiamo forse fatto segnare un po' più del previsto, però diciamo abbiamo idee chiare da quel punto di vista. Sì, idee chiare, pur con l'assenza di Justin Reyes. Tu in fase di presentazione lo avevi preconizzato, anzi agognato questo riposo per Reyes, effettivamente arrivato da Porto Rico un po' fuori di forma, sì, diciamo così. Scusami, Francesco, ci tengo a dirlo, perché forse ho io usato o imbarbarito un po' il mio commento su Justin Reyes. Parlavamo anche con addetti ai lavori della Parenzo Trieste. Non è per forza una questione di chili in più, quanto di tonicità muscolare in meno, ma è lo stesso concetto. Per quelle ginocchia è importante averlo in tiro. Sì, è importantissimo per lui, chiaramente, per evitare infortuni, e infatti è molto logica la scelta di non impiegarlo questa sera. Vedremo se poi nel weekend sarà impiegato contro la Reyes. Si alza ancora l'asticella che già questa sera rispetto alla prima partita contro Cremona è nettamente più alta. Questa Treviso, in vista del campionato, Treviso oggi alla prima partita di pre-season, quindi con meccanismi anche loro ovviamente da perfezionare, però anche loro partono da una base importante di giocatori confermati, per cui sarà veramente una squadra pericolosa per Trieste, nella stessa fascia di merito di Trieste, direi. Hai detto benissimo, Franz, nel senso, guardiamo il roster di Treviso, di Angelo Harrison, Bowman, Mascolo, Mazzola, Policap, Olisevicius. Ragazzi, un roster veramente importante, quindi questa vittoria, sempre fine a se stessa, però è importante in quest'ottica qua, quello che dicevo anche nel preview, cioè quanto Trieste riesce già nei momenti caldi, quando si sente il fiato sul collo dell'avversaria, a ricacciarla indietro, e quando hai dei fini giocatori di qualità, puoi permetterti appunto dopo di ricacciarli indietro con un paio di triple. Senti, a livello di ignoranza cestistica, al netto ovviamente di una evidente differenza di carattere, JP Makura da una parte, Gerard Utoff dall'altra, questa sera Utoff veramente immarcabile in qualche momento della partita, soprattutto nel primo quarto, ha messo canestro importante anche nella ripresa con un'entrata spostando la difesa, sa far canestro in tutte le maniere questo ragazzo. E infatti ha messo Eurostep, cioè la penetrazione con passo, con gli ultimi due passi rallentati, che sono secondo me una chiave per quello che dicevo nella partita precedente con Cremona. Se lui mette anche quell'aspetto, cioè attaccare il canestro in questa maniera, veramente diventa completissimo. Poi sicuramente, soprattutto nel primo tempo, è stata una sentenza dall'arco, liberato bene dai compagni, ma lui la mette. Senti, stasera bene Candussi, ha un po' tamponato però una delusione, perché noi ci aspettavamo una gran conferma, avevamo parlato benissimo come esordio per Justin Johnson, che questa sera ha commesso qualche errore di troppo, anche di ingenuità. Sì, ti ripeto, su Johnson, secondo me dobbiamo avere pazienza. Probabilmente questa squadra è la migliore per mettere nelle condizioni Johnson di aver tempo di capire la Serie A, di capire il campionato italiano, con consigli, con anche sbagliando, anche adesso con la Reyer Venezia sarà ancora più dura, ma c'è ancora tempo, c'è un percorso da fare e i compagni che possono aiutarlo.
tantissima gente, tantissimo entusiasmo, tantissimo interesse per questa squadra che sta veramente risvegliando l'interesse ma anche la voglia di vedere da pallacanestro dal vivo. Noi siamo entrati tre quarti d'ora prima, era già pieno il palazzetto, mi dicono che sono rimaste fuori veramente tantissime persone. Sì, sì, è pazzesco, veramente, al di là del fatto che abbiamo perso quei 6-8 kg sudando, magari. Però quindi avercene, al di là di questo, però è vero, c'è gente rimasta fuori, ci sono stati momenti anche un po' di tensione, perché chi voleva entrare dentro, però era veramente stracolma, l'inverosimile, segno di passione, segno di voglia di pallacanestro, di voglia di pallacanestro Trieste soprattutto, e adesso, fra pochi giorni, fra un paio di giorni, saremo a Jesolo per un'altra possibilità. Sì, ricordiamo, basket in Jesolo si gioca sabato e domenica, una serata, quindi due partite, la prima serata vedrà Trieste opposta alla Reyer, l'altra partita ci sarà sempre Treviso contro Reggio Emilia, una serata costa 12 euro, i biglietti sono acquistabili su Viva Ticket, se questo è l'afflusso delle persone, diciamo un'oretta e mezza di strada per Jesolo non sarà un grande ostacolo per il popolo del basket triestino, specie nel weekend. Sono acquistabili su Viva Ticket, io un pensierino per il preacquisto lo farei. Assolutamente sì, e intanto nota di cronaca, Gero Diutov sta continuando ad allenarsi fisicamente facendo esercizi a partita benché finita. Sì, in un caldo. In un caldo pazzesco. Quindi con questa nota così di colore e con noi sudatissimi e imbarazzanti diamo l'arrivederci a Jesolo, perché saremo ovviamente presenti e faremo il nostro solito recap. Ciao a tutti. Ciao.